Buon pomeriggio Gobbi e buon pomeriggio a tutti gli amici di Cromosoma. Allora, diciamo un giorno uno non può far video, dico perché noi dovresti fare, con tutte le notizie che escono, li fa per fuori. Questi sono i fuochi d'artificio che fanno a Napoli di solito, quando Napoli non vince, cioè quando li fanno, quando ci dovrebbe essere qualcosa per cui loro dovrebbero festeggiare, però anche questa volta credo che mi sa che a Napoli non festeggiano, anche perché mi sembra che anche il tribunale svizzero ha diffidato UEFA e FIFA nel sanzionare ed estromettere Juve, Barcellona e Real Madrid, quindi ahimè anche questa volta le polveri saranno bagnate o saranno comunque sia utili per la prossima sconfitta della Juve, non per la prossima vittoria, perché voi logicamente non vincete mai. Quindi Auriemma, aspetto altre cose di Auriemma, Ziliani, Del Genio, Chiariello, l'affidabilissimo Tank Palmieri, chi più reale di una metta, dai, il napolista, il mattino, cioè tutti, dai, continuate a fare rumore, continuate a muovere acque, continuate a dire cavolate. Ok, quindi da scrivere ci sta sempre, per voi che sparate stronzate, da scrivere ci sta sempre. Quindi buon lavoro, cialtroni. Per resto, possiamo parlare di cose serie, possiamo parlare che stasera Report farà vedere che Tare, a quanto ho capito, c'ha 400 sale scommesse in Albania, lui e il fratello indagate per qualcosa. Naturalmente è stato un'indagine nel 2018, è stato girato tutto alla FIGC, però la FIGC non ha aperto un'inchiesta. Logicamente non si apre un'inchiesta perché anche Capria fa, non è a Juve, quindi non c'è da aprire. Quindi è lui. Pensate un attimo, se 400 sale ce l'aveva Paratici, io dico, per me c'erano i titoli non a 9 colonne, a 21 colonne, però vabbè, questo è una piccola sottigliezza, non cambia niente. Oppure magari Bruno Longhi che scrive, se la Juve prende Donnarumma, vince il calcio malato e vanifica il sacrificio del Milan. Oddio mio, mamma mia, come stiamo messi ragazzi. Ma vi rendete conto quello che scrivono? Stiamo veramente messi male, veramente messi male. Cioè il calcio, il giornalismo del calcio italiano è proprio messo male. Cioè questi li abbiamo proprio portati. Ormai non sanno più che scrivere, scrivono solo stronzate. Scrivono solo stronzate. E veramente io mi trovo in imbarazzo a commentare determinate cose perché, cioè, teoria sarebbe da fare un video solo di insulti e parolacce, però poi dopo perdo di credibilità pure io, però mi fanno uscire, perché veramente una persona come Bruno Longhi, io reputo un conoscitore di sport, è caduto in fallo anche lui, cioè facendosi trasportare dalla massa, perché sì, non è mai stato simpatizzante da Juve, però nemmeno uno di quegli accaniti che attaccava Juve senza motivo, e adesso, cioè io devo vedere una persona che in teoria stimo anche, scrive un tweet del genere. E la Juve vanificherebbe lo sforzo fatto del Milan e accentuerebbe che il calcio è malato. Cioè, perché se il Milan non vuol dare 9 milioni di euro a Donnarumma, a Juve gli vuol dare, il calcio è malato. Però se gli dà 15 il Paris Saint Germain, il calcio è del popolo. Sentite, dopo questa, v'avemmo fatto proprio male. Vi abbiamo fatto del male, vi abbiamo ridotto a pane e acqua. Fino alla fine, forza Juventus.